Beh, lì ancora ritornando all'Accademia, ho avuto la fortuna di lavorare con dei veri maestri che mi hanno permesso di usare, di capire cos'è la voce, veramente molto importante. Io quello che vedo in certi corsi teatrali e non solo, lo dico, guarda, scusate, io non sono cattivo, però lo dico, dei repressi che insegnano e trasmettono delle teorie o dei metodi a certi ragazzi, magari talentuosi, che vengono schiacciati in poco tempo. Bisogna, come in tutte le cose, non sono molti, trovare dei maestri capaci onestamente di sviluppare, e io ho avuto la grande fortuna di trovare dei grandi maestri, e io addirittura avevo l'R quando sono entrato in Accademia, l'R. Poi sono stato da un foniatra, eccetera, eccetera. Però l'uso della voce è un'altra cosa che fa parte del corpo, una cosa che gli appartiene. Io mi ricordo che a un certo punto ero in tournée, mi chiamano i ragazzi della Jalapas e mi dicono di fare mai dire gol, no? Allora io, veramente, di calcio, cioè non sapevo niente, adesso ultimamente, da un anno o due mi sto, però non sapevo proprio niente, e mi dicono, vai, guarda, c'è il 90° minuto, ancora, non so perché era mai tolto, era così bello, comunque c'è il 90° minuto, e vedo un signore che ha la domanda, come mai avete perso? Lui ha risposto, perché gli altri hanno segnato un gol e noi no. E lui era Zeman. Hanno detto, voglio diventare come lui. Comunque amico, io ho visto come la luce. E guarda, allena il Foggia, in campo. Allora vado, ho un grande amico, Nicola di Foggia, un grande amico. Io il pugliese lo conoscevo, perché io sono cresciuto in questo paesino con una mia vicina di casa di Taranto, quindi lo conosco. E a un certo punto scopro questo tre che è macchina mia, una boatina. Mo che vanno mazzate da te, cioè non è blues, è musica totale. Poi c'è anche il fatto che io non sono anoressico, quindi in Puglia si mangia, lo dico sempre questo, quando sono in giro dico dove si mangia in Puglia, non c'è proprio storia. E quindi lì, anche lì, faccio questo esempio che appartiene un po' a questa regione, lì mi sono appassionato a questa doste giuste, cioè io mi sentivo James Brown, è blues, muove una mazzata, poi c'è proprio questa gioia, perché poi dal suono riconosce anche delle cose, c'è un'apertura, chi lo decora, e l'altro risponde chi lo decora. È un trionfo di oppure a Brindisi, dove era, gli dico, mi chiede d'acqua, la mamma va, con le pallaine o senza pallaine? Sono andato dietro e l'ho abbracciato. Quindi questo è quello. Poi ci sono dei dialetti diversi, un po' più chiusi, poi se fetta l'una, se fetta del puente, che questo è un po' lecchese per Damasco, un po' più chiuso. Poi ci sono dei, per esempio in Toscana, va da regione, provincia a provincia, pensate che a Volterra c'è un detto che è questo, io trovo straordinario, che è se hai, se non hai, poi. Non è bellissimo. Ma così via, noi in questo paese abbiamo dei suoni, abbiamo un pentagramma alto 600 km, cioè è meraviglioso. Io godo di questo. E quando giro per lavoro, giro sempre, anche in Piemonte, dov'è. È molto bello, e il suono è interessante perché ogni suono ha un ritmo diverso, un colore diverso. Ma mi ricordo una volta, non riesco a dirlo perché era quasi incredibile, a Pestici c'è un dialetto, c'è una cadenza, li chiamano i lanciatori di coltelli, qualcosa del genere. Non sono mai riuscito ad afferrare una frase di Pestici. Mi dispiace, tipo il leccese simile un po' al siciliano, si chiucornato dopo lo vanno nei leggeri, è simile un po' al siciliano, quindi, oppure poi ho scoperto il calabrese, perché avevo un amico in calabrese, il calabrese, straordinario, eravamo sul patello della Sicilia, della Calabria, e a un certo punto un bambino, non più di 8 anni, innocente, devo fare la pipì, papà, e il padre schiccia dal tuo muro. È lo stesso bambino che gli chiede, papà, ci sono
si spada che ho fatto io un cacciatore. Non è straordinario, è tutto straordinario. Io cercare di renderlo umorista, di comunque di farlo notare, perché dovete sapere che quando è uscito questo film, io ho avuto, lei non l'ha mai avuto, tra l'altro c'è uno che mi ha dato, in questo momento non è in casa, diciamo, ma nel senso che c'è uno che mi voleva denunciare per film, ma in questo momento non è a casa sua, in uno spazio in postale. Mi ricordo quando, questa è un'altra cosa interessante da cercare di offrire al pubblico delle cose diverse e nuove. Quando è uscito questo film, alla prima Milano, mi ricordo, io davanti avevo, sono entrato nel momento sentivo di Piglia, due direttori di quotidiani importanti, dire uno all'altro, ma ste cose non succedono.